Ciao a tutti amici e benvenuti a questo video tutorial dove vi spiegherò un metodo infallibile e funzionante al 100% per vedere film in streaming insieme ai vostri amici online. Questo potrebbe essere utile specialmente in questo periodo di quarantena forzata e quindi questo è un modo molto bello di trovarsi in una chat e vedere un film tutti insieme nello stesso momento. Quindi guardate bene i vari passaggi che adesso vi mostrerò e così riuscirete a farlo anche voi. Quindi andiamo a accedere a Chrome. Mi raccomando, dovete usare Chrome per questa cosa perché gli altri browser non funzionano. Quindi Chrome, ok. Io ho Google, va bene impostato, andate sulla ricerca Google qui, oppure qui in alto, e dovete scrivere semplicemente 27. Date invio, cliccate sulla prima ricerca che Google vi mostrerà. Ed eccoci qua, questa è la pagina di 27. È una pagina web, quindi non ci sono software da installare, non c'è da fare nulla. Dovete andare semplicemente su questa pagina, magari salvatevela sui preferiti. Dovete cliccare su Get Started. Dovete fare a questo punto un login o con Google o con Facebook o eventualmente registrarvi come nuovo utente, ma tutti più o meno abbiamo Facebook, sicuramente tutti avremo un account Google, quindi facciamo per esempio login with Google. Vi sarà chiesto una serie di conferme, io le avevo già date, quindi mi ha saltato questo passaggio. E una volta dato le varie conferme, arriverete su questa schermata qui. Questa è la pagina di 27. A questo punto dovete decidere se essere coloro che vengono invitati in una stanza o colui che va a creare la stanza e manderà gli inviti. In questo caso facciamo per esempio che io devo creare la stanza, quindi devo cliccare su Start Watching. Potete scegliere se decidere con questa spunta che potete togliere o meno di essere solo voi padroni della stanza che andrete a controllare i video e tutte le altre funzioni, oppure, e scusate, in più c'è questo, poter permettere ai partecipanti di attivare o disattivare la webcam. Potete lasciare anche tutto acceso o tutto spento, come volete. Facciamo la cosa più semplice, cioè solo l'amministratore controlla il video e il playback. In questo caso ho disattivato la possibilità di vedersi in webcam. Quindi vado a fare Just Me. Eccoci qui. Questa è la pagina, diciamo, reale di 27, la vostra pagina che avete aperto. Questa procedura, ripeto, è valida solo per quello che colui che ha attivato, che deve praticamente creare la stanza. Per tutti gli altri, invece, che devono aspettare l'invito, dovete fermarvi alla schermata precedente, quella dove c'era scritto Start Watching. Chi deve aspettare l'invito deve rimanere lì. Ci ritorniamo più tardi. Questa è la schermata appunto di 27. Da qui potete invitare i vostri amici. Chiaramente gli amici si devono prima essere loggati alla pagina, alla chat, diciamo, al gruppo qui di 27 per la prima volta. Poi potrete diciamo, aggiungerli come amici, ma la cosa importante è che la prima volta chiaramente non avrete nessun amico, dovrete fare copy link. Benissimo. Questo link è stato copiato. A questo punto, il link, diciamo, per arrivare a questa stanza qui. A questo punto, una volta copiato il link, dovete mandare le mail ai vostri amici, incollandogli il link nel corpo della mail. Loro cosa faranno? Andranno a cliccare la mail. Verranno portati sulla pagina di 27, dovranno fare Get Start come abbiamo visto prima. Una volta fatto Get Start dovranno fare il log. Una volta fatto il log, in automatico arriveranno in questa stanza qui. Benissimo.
e potranno accedere alla chat e tutti loro, compresi voi che avete creato la stanza, potrete scrivere messaggi. Ecco qui. Ciao, e loro tutti potranno scrivere nella chat. A questo punto, tutti coloro che sono all'interno della chat potranno vedere il video che io vado a mandare qui. Qui c'è scritto che, di fare una veloce prova per vedere che sia tutto sincronizzato e potete fermare. A questo punto voi avete la possibilità, voi diciamo padroni della stanza, potete scegliere se mandare video da YouTube, da Netflix, da Amazon, HBO, Vimeo e Personal. Personal, un video addirittura dal vostro PC, ma quello ne ci parliamo dopo. Web, di condividere una pagina web. Ma restiamo su YouTube. Allora, io padrone della stanza, apro un'altra finestra, vado su YouTube, ok, copio un link, un video qualsiasi, mettiamo questo di Arnold, mitico Arnold, lo vado a bloccare. La cosa importante è che io devo copiare questo link, il link del video. Lo copio, posso chiudere la mia pagina di YouTube. Vado a incollare il video qui e do invio con il tasto invio della tastiera del PC. Bene, il video viene caricato. Una volta che io do play, verrà dato il play anche a tutti coloro che sono presenti nella stanza. Quindi chi è presente nella stanza come amico invitato non deve toccare nulla. Sarà il creatore della stanza a scegliere il video, a dare play. Ecco, in questo momento tutti coloro che sono all'interno della stanza stanno vedendo Venice Beach was contemporaneamente always packed. It's packed il today, video. it was Tutti packed. insieme stiamo vedendo lo stesso You know, a video decade alla ago, two stessa decades ago, velocità. five decades ago, it was Ora always lo vado packed. a bloccare, quindi una volta bloccato il video anche per gli altri sarà bloccato e quindi potete scegliere se vedere un film da YouTube, che ce ne sono tantissimi di gratuiti, andarli appunto a mettere il link qui. Il padrone della stanza va a mettere il link qui e lo fa partire per tutti quanti. Per quanto riguarda Netflix, invece, dovete praticamente scaricare un'estensione che vi verrà richiesta. Okay? L'estensione si chiama ovviamente 27, seguite passo passo cosa vi verrà chiesto. Alla fine l'estensione è qui in alto, eccola qui. Andrete a cliccarla, dovrete fare login, io l'ho già fatto. E l'estensione sarà attiva. Una volta fatto questo, dovete chiedere ai vostri amici, anche loro ovviamente, di logarsi alla pagina, al loro account Netflix, perché ovviamente dovete essere tutti abbonati per poterlo fare. È un po' quello che si fa con Netflix Party, è un'altra estensione di Netflix, proprio originale, che vi permette di fare la stessa cosa. Quindi dovrete prima accedere a Netflix da una eventuale altra pagina che potete aprire qui. Andate su Netflix, fate il login, la chiudete, ritornate qui e in teoria quello che ha creato la stanza fa partire il film per tutti quelli che sono logati con Netflix. Stessa cosa vale per Amazon. Per quanto riguarda i video personali, voi potete caricare un video personale, ma mettiamo un video a caso, questo, ok. Quando io lo faccio partire, però, lui mi dice che gli utenti devono scaricarlo da me, una volta che ho premuto share, oppure confermare che loro lo hanno già nel loro PC. Quindi qua non stiamo parlando di streaming, ma stiamo parlando di attivare un file, oppure nel caso di YouTube, far partire un filmato da YouTube, dove ognuno praticamente sta vedendo YouTube da casa propria, ma lo sta vedendo in contemporanea all'interno di questa stanza dove tutti possiamo parlare. Questo per quanto riguarda colui che crea la stanza. Ritorniamo al discorso degli inviti. Quindi noi usciamo. Ok. Colui che non crea la stanza, ma che aspetta l'invito, non deve fare altro che mettersi su questa stanza qui, quindi diciamo
start, dove arrivavate con start. Prima di cliccare Start Watching, arriverete su questa icona qui. Nel frattempo, il padrone della stanza avrà aggiunto agli amici, avrà aggiunto tutti coloro che sono all'interno della stanza. Per farlo, lui sarà andato qui ci saranno, saranno mostrati tutti i presenti. A fianco di ogni presente ci sarà l'iconcina con l'omino con il più. Lui andrà a mandare tutti gli inviti di amicizia a quante sono le persone all'interno del gruppo. Voi che state aspettando qui, ok, riceverete un invito ad accettare l'amicizia di colui che appunto ve l'ha mandata, del padrone della stanza. Voi la accetterete. Una volta che tutti avranno accettato, allora il padrone della stanza vi manderà l'invito direttamente da qui, li selezionerà e andrà a fare add room, quindi non più copy link, ma add room. Questo passaggio è importante perché le prossime volte non servirà più mandare il link tramite la mail, ma basterà il padrone della stanza gli basterà cliccare tutti gli amici che avranno appunto accettato l'invito, gli basterà cliccare il nome, fare Add Room, voi riceverete una notifica in questa pagina dove voi vi siete fermati, ok? La accetterete e verrete trasportati immediatamente nella stanza. Questa qui. Eccola qui. Coloro che aspettano l'invito non devono, ripetono, non devono premere Start Watching, perché se premono Start Watching vanno a creare a loro volta un'altra stanza e quindi il gioco non funziona più. Questo era, diciamo, il modo più semplice e rapido che ho trovato per vedere film e in contemporanea e condividerli con gli amici in una chat, in una stanza, diciamo. Questo appunto era il video tutorial da PC. La stessa cosa si può fare da smartphone. La procedura è identica, chiaramente da smartphone tutto è più piccolino, però funziona tutto alla perfezione. Vi ringrazio per avermi seguito in questo video, spero che vi sia stato utile per passare questa quarantena infinita. Se avete delle domande, postatemele pure qui sulla chat di YouTube e io vi risponderò per quanto possibile, cercherò di aiutarvi più possibile se per caso non avete capito dei passaggi. Quindi io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!